Buongiorno da Leandro Maggi, lo vedo in diretta, mancano pochissimi giorni a buon compleanno Delta. Questa celebrazione dei 418 anni del taglio del Po, e naturalmente per parlare di questo siamo con il sindaco di Taglio di Po, Laila Marangoni. Lei l'ha voluto fortemente, l'aveva annunciato appena eletta, e quindi cosa ci dobbiamo aspettare da questa giornata? Buongiorno intanto a tutti. Sì, è vero che l'ho voluto anche il Masugli di un tempo passato che logicamente non ho voluto abbandonare oggi. E nonostante le ristrettezze economiche non ci abbandoniamo e non smettiamo di fare le cose. Abbiamo pensato di festeggiare questo buon compleanno in 4 giorni, suddividendo il tutto in 4 giorni. Domani sera, che è giovedì 15, faremo la presentazione di una guida attascabile che però è tutta da scoprire, un viaggiatore sul Delta. Sarà presente l'autore Luca Grandi e poi la proiezione del cortometraggio La nascita del Delta con il commento di Alessandro Cecchipaone. Tengo a precisare una cosa perché qualcuno in questi giorni mi ha fermato e mi ha detto c'è Cecchipaone? No. Proprio per essere onesti, non è che voglia imbrogliarvi, è il commento del cortometraggio. Però c'è stato, Però c'è però c'è stato perché stato, sempre organizzato da lei. in effetti c'è stato anni fa e poi lo riprenderemo magari in un altro momento. Dopo venerdì 16, che è il giorno clou del compleanno del taglio di Portoviro, e navigheremo sul Po, lo faremo con la motonave Patavium. E navigheremo verso il tramonto, partiremo alle 4, ci fermeremo a Pila e qui ringrazio anche i sacerdoti della zona che ci permetteranno di assistere alla Santa Messa. Al ritorno sulla motonave troveremo tutto apparecchiato per la cena e durante il ritorno appunto mangeremo del buon pesce. Sabato 17 in Sala Europa con inizio alle ore 21, la compagnia Teatro Insieme di Sarzano presenterà la commedia Le donne di casa sua. Sono due atti di Carlo Goldoni. La giornata clou è clou, non perché tutti gli altri appuntamenti non siano importanti, però diciamo quella che ci ha impegnato un po' di più è domenica 18. E abbiamo optato per fare uno spettacolo molto bello con Teatro Novecento, che forse qualcuno magari conosce già perché è la compagnia che si è presentata negli anni scorsi quando facevamo gli eventi di Cazzene. E sarà una serata molto bella che riempirà il salotto di Taglio di Po. E io ne sono felice perché è il primo esperimento che faccio in questo senso, perciò l'unica cosa che vi chiedo, partecipate, partecipate numerosi e questo sarà il risultato più bello che potremo avere. Altra cosa che ci tengo, volevo dire che tutta questa programmazione non costerà un euro alle casse del comune. Ricordiamo che tutti gli spettacoli sono gratuiti. Tutti quanti. Sì, La serata del 18 è davanti al comune, tempo scusa, permettendo. grazie, grazie Sì. Leandro. La serata sarà davanti al comune in piazza 4 Novembre e logicamente alcune strade saranno chiuse, perciò spero non abbiate anche difficoltà a trovare il parcheggio e se vorrete partecipare sarà la ricompensa più bella a tanto impegno. Grazie.